Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori. Parleremo nel nostro telegiornale di un attentato incendiario accaduto questa notte sul lungomare di Ventimiglia. È andato distrutto un locale, ci occuperemo poi dei danni da maltempo, torneremo a parlare della linea ferroviaria bloccata, ma anche di smaltimento riferito al maltempo e poi avremo la pagina della cultura. Ma iniziamo appunto con l'attentato incendiario, paura questa notte a Ventimiglia, un attentato incendiario ha distrutto intorno alle 2 lo storico bar Banana Rama, situato in passeggiata Cavallotti a Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti del locale commissariato e della polizia scientifica. Secondo i primi riscontri, le fiamme sarebbero partite dall'interno del locale, dove gli investigatori avrebbero trovato diverse bottiglie che si presume siano state riempite di liquido infiammabile e utilizzate per appiccare il rogo. Nel locale erano in corso lavori di manutenzione. La procura ha subito aperto un'inchiesta ed ha messo sotto sequestro l'area. Si stanno ora esaminando le telecamere presenti per verificare immagini che possono portare agli autori dell'attentato. E ci spostiamo ad Ospedaletti. Si sbloccano 280.000 euro di debiti fuori bilancio per il comune di Ospedaletti, che ha vinto il ricorso presso la commissione tributaria contro una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro per la concessione demaniale del costruendo porto turistico. Alberto Guasco. Buone notizie per il comune di Ospedaletti sul fronte del porto turistico in costruzione. L'Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio totale della cartella di pagamento notificata da Equitalia relativa alla presunta maggiore imposta di registro derivante dall'atto di concessione demaniale marittima rilasciata alla FINIM, la società che appunto era incaricata della costruzione del porto. Tale atto, sottoscritto nel febbraio 2007, era stato sottoposto a registrazione da parte del Comune di Ospedaletti in qualità di soggetto rogante, ma con spese a carico della società concessionaria in qualità di beneficiaria dello stesso. In Italia però non c'è mai la certezza di quanto si deve pagare allo Stato e così la finanziaria 2007 aveva aumentato i canoni demaniali e l'Agenzia delle Entrate aveva quindi rideterminato l'imposta di registro dovuta sull'atto, di cui obbligata principale era ovviamente la FINIM, ma il comune era stato individuato dall'Agenzia delle Entrate quale coobbligato. La relativa cartella di pagamento per l'importo di 272.000 euro era stata pertanto notificata sia alla società che al comune nel novembre del 2012 e l'amministrazione, pur facendo ricorso in commissione tributaria, aveva in ossequio al principio di prudenza deciso di riconoscere tale importo come debito fuori bilancio per oltre 284.000 euro, perché oltre all'imposta si era previsto anche il compenso per l'Agenzia della Riscossione Equitalia. Per coprire il debito fuori bilancio erano state utilizzate tutte le somme derivanti dall'avanzo di amministrazione, ma si erano resi necessari anche numerosi e pesanti tagli nelle spese in sede di assestamento di bilancio. La Commissione Tributaria ha però riconosciuto infondata la pretesa di maggiore imposta chiesta dall'Agenzia delle Entrate. Insomma, né il privato né il comune devono pagare la maggiore imposta. In questi anni il comune ha però dovuto accantonare l'importo non potendolo comunque utilizzare per altre finalità. La comunicazione dello sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate consente ora di poter procedere all'eliminazione di tale voce dai residui passivi e quindi, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, i 280.000 euro rientreranno nella piena disponibilità dell'amministrazione del Comune di Ospedaletti, al quale peraltro consigliamo di spendere in fretta quei soldi, prima che intervenga una nuova finanziaria o un decreto o qualunque altra cosa che possa cambiare lo stato delle cose. E veniamo ai danni da maltempo. Sono già iniziati anche sotto la pioggia battente i lavori di messa in sicurezza della grande frana che minaccia di isolare Carpasio, le sue frazioni, di abbattersi su una casa in zona costa ad Arzene. Nella giornata di martedì il sindaco del piccolo comune Valerio Verda aveva richiesto una riunione con i tecnici e i geologi della provincia e della regione per affrontare la situazione. Il primo intervento è proprio iniziato oggi.
oggi nonostante la pioggia e consiste nella posa di blocchi di cemento del peso di una tonnellata ciascuna per circa una decina di metri di lunghezza e alcuni metri in altezza. In una seconda fase, poi, che potrà essere realizzata solo quando cesserà di piovere, si dovrà rimuovere i massi che minacciano di cadere sulla strada provinciale e appunto sulla casa. E parametri regolari per il reflusso mista pergolato smaltito nel depuratore di Capoverde a Sanremo in base a quanto disposto da un'ordinanza comunale del 21 gennaio 2014. Il documento aveva ordinato alla società Idoedile, in deroga alla normativa vigente, per sopperire allo stato di necessità dovuto all'emergenza maltempo del 17 gennaio scorso, lo scarico del percolato di dilavamento in eccesso prodotto dal sito di Colletto Zoto nel depuratore sanremese per mezzo della rete fognaria per la durata al massimo di una settimana. La Idoedile l'ha scaricato in base all'ordinanza soltanto per 2 giorni, versando la metà della quantità autorizzata e rispettando i parametri imposti per la diluizione del materiale. Le analisi effettuate al depuratore di Sanremo hanno evinto che il trattamento di reflo misto a percolato di discarica non ha portato al superamento dei limiti nei campioni esaminati. Il permesso a smaltire tramite il depuratore di Sanremo è stato deciso dalla riunione tecnica che si è svolta presso la sede dell'amministrazione provinciale di Imperia il 21 gennaio. Acquisite le analisi dell'ARPAL che erano state effettuate il 20 gennaio e anche il 21. Il provvedimento ha evitato possibili situazioni di sversamento nel terreno verificatesi in altre realtà e località ed ha permesso l'eliminazione del percolato in forma diluita. L'emissione del percolato per rete fognaria infatti è stata decisa in un punto distante dall'ingresso del depuratore al fine di favorire l'ulteriore diluizione. L'autorizzazione a smaltire è stata revocata dal Comune di Sanremo in data 27 gennaio, dopo che la società Idoedile aveva già comunicato il 23 gennaio di aver terminato le operazioni di eliminazione del materiale, avendo ripristinato le condizioni di sicurezza della discarica tali da garantire la salvaguardia dell'ambiente. È intollerabile per il Codacons che il treno deragliato lo scorso 17 gennaio tra Andorra e Cervo, torniamo a parlare di maltempo, non sia stato rimosso, al punto che l'associazione presenterà oggi un'esposta alla Procura della Repubblica di Savona perché si è fatta chiarezza sulla mancata rimozione dei vagoni. Procura che a sua volta aveva già aperto un'inchiesta per verificare le condizioni oggettive del deragliamento e soprattutto le costruzioni sulla collina sovrastante, costruzioni che vediamo sono scese a valle con il maltempo. La permanenza del treno sulla tratta ferroviaria sta provocando immensi disagi ai cittadini, imprese e attività commerciali, bloccando la circolazione dei convogli sulla linea Genova-Ventimiglia, ha scritto nel documento l'associazione. Ha chiesto quindi alla Procura di indagare alla luce dell'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, accertando le responsabilità di eventuali ritardi nella rimozione del treno. Il Codacon, inoltre, chiede l'intervento addirittura dell'esercito italiano. Si legge: se non si riesce a spostare il convoglio e ripristinare la circolazione seguendo la procedura ordinaria, intervenga l'esercito con i suoi mezzi. E partirà, e voltiamo pagina, dalla provincia di Imperia una delegazione per partecipare alla manifestazione nazionale delle piccole imprese che sarà indetta dalla Confartigianato per il prossimo 18 febbraio. L'evento vedrà la partecipazione di tutte le altre federazioni presenti all'interno della rete Imprese Italia. Lo slogan sarà: senza impresa non c'è Italia, riprendiamoci il futuro. Sottolinea quindi la rivendicazione del ruolo della piccola impresa, importante nell'economia nazionale, quale vero attore che da sempre garantisce sviluppo e occupazione, da cui determinate richieste direttamente al governo e al Parlamento. E veniamo alla cronaca. I carabinieri del comando di Sanremo hanno messo in guardia in particolare gli alziali sulla presenza in città di un uomo che si spaccia negli appartamenti per un carabiniere per mettere in atto truffe. L'uomo si è finto carabiniere ed è riuscito a entrare nell'abitazione di un'anziana a Sanremo con il pretesto di dover controllare le banconote ed individuare una partita di soldi falsi. L'uomo si è quindi fatto consegnare 450 euro sostenendo che erano falsi ed è riuscito anche a rubare gioielli conservati in camera da letto. L'uomo aveva atteso che l'anziana rientrasse in casa per fermarla su lui.
Suscio, qualificandosi come militare dopo averle mostrato una falsa placca di metallo. Il malvivente carnagione olivastra parla molto bene l'italiano senza particolari accenti, ha circa 40-45 anni, ha 1,60 m di altezza, corporatura media, capelli neri e corti. Gli anziani che dovessero essere avvicinati per strada o in casa da un uomo di questo tipo devono subito chiamare il 112 o il 113 segnalando il fatto, senza far entrare nessuno nell'abitazione, come si dovrebbe fare sempre, e senza consegnare mai soldi a nessun titolo. Una rapina a mano armata è stata commessa ieri sera, in serata, nella sala giochi Time City in via Stazione, nel centro di Arma di Taggia. Un uomo armato di coltello, col volto travisato, si è fatto consegnare l'incasso di qualche centinaia di euro e si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sanremo. Indagini sono in corso per risalire all'autore della rapina. E veniamo ora alla pagina della cultura, materie letterarie nel Teatro dell'Opera del Casinò con Alfio Caruso e il suo ultimo libro, Un secolo azzurro. Si parte dalla prima partita della nazionale di calcio, che è il 15 maggio del 1910 all'Arena di Milano contro la Francia, per arrivare, appunto, essendo un secolo, fino al Mondiale del 2010, anche se poi in realtà si parla anche di quando il pallone, la prima sfera di cuoio, giunse nel nostro paese, che è nel 1887-88 a Torino. Ecco, ma come ha collegato il mondo del calcio alla storia d'Italia? Ma gli intrecci sono tantissimi, credo che ciascuno di noi lo ha sempre saputo. Questo libro cerca di raccontare come a volte il calcio abbia condizionato le decisioni di questo paese, perché ad esempio la prima grande legittimazione a livello internazionale del fascismo fu il mondiale vinto nel 1934 grazie a corposi aiuti arbitrali. Che cosa sarebbe stato dell'Italia se Berlusconi avesse comprato l'Inter, come tentò per due volte, anziché il Milan? E che cosa sarebbe stato dell'Italia se il Milan di Berlusconi non fosse stata una squadra così vincente, in grado di regalare al presidente, quindi a Berlusconi, questa patina di straordinario conducatore di uomini, di straordinario e anche di, si direbbe quasi imbattibile, protagonista di tutte le vicende. Un fatto storico rilevante che lei racconta, qual è? Ma io trovo molto divertente che in occasione di una partita dell'inaugurazione dell'Olimpico nel 1953 l'Italia affrontò l'Ungheria, era la grandissima Ungheria di Puskas, fu sonoramente battuta per 3-0 e siccome da lì a due settimane ci sarebbero svolte in Italia le elezioni politiche, il giorno dopo la sconfitta, sulla prima pagina dell'Unità apparve un articolo anonimo, ma che era stato composto da Palmiro Togliatti, il leggendario segretario del PC, nel quale era scritto: italiani, volete una nazionale di calcio vincente come quella ungherese? Votate per il PC per mettere anche nel nostro paese un sistema socialista. Un libro dedicato agli sportivi, quindi? No, non solo, un libro dedicato a chi è curioso di conoscere la storia del nostro paese da una visuale diversa. Prossimo martedì letterario, 4 febbraio, sempre in Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo alle 16.30, sarà dedicato al festival, Aspettando il Festival, che poi inizierà il 18 febbraio. Aspettando il Festival vedrà come ospiti Alfredo Repetti Mogol e Giuseppe Anastasi, che presenteranno il loro libro edito dalla Zanichelli, Scrivere una canzone. I due sono, il primo è il paroliere di Laura Pausini, il secondo di Arisa, e sono docenti universitari della Scuola di Musica di Roma a livello universitario e quindi daranno proprio una lezione di come si compone una canzone. Questa nella prima parte, parlando appunto di festival, di non festival e di musica leggera italiana degli ultimi anni. Nella seconda parte invece il festival di un altro tempo con Bicin Sciacastrasse e Mastro Antonio Ubastè, due personaggi dei primi secoli della vita, della storia e della letteratura,
diciamo, del Sanremese verranno interpretati da Gianni Modena e da Franco D'Impozzano. Gianni Modena sarà Bigincia Castrasse con tanto di gonnellone e di baffi. Tutto nel Teatro dell'Opera del Casinò il prossimo martedì 4 febbraio alle 16.30. Un'ultima notizia di servizio. Il 5 febbraio è previsto lo sciopero dei mezzi pubblici anche nella provincia di Imperia. Saranno interessate tutte le linee gestite dalla società Riviera Trasporti e saranno garantiti i servizi scolastici sino alle 8.30 e quelli pomeridiani dalle 17.30. Quindi il personale viaggiante sarà in sciopero dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine corsa. Negli impianti fissi invece sciopereranno tutto il giorno. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario. Adesso Achille Pennellatore col meteo Liguria e poi gli spazi approfondimento. Grazie di rimanere con noi. Signori, a tutti buonasera. Continua il tempo perturbato. Passeremo a tempo instabile prossimamente, però lo vedete anche voi, dall'Atlantico arrivano correnti fredde che puntano al Mediterraneo più occidentale e poi c'è una risposta proprio sul Mediterraneo relativamente più caldo all'Atlantico, crea dei corpi nuvolosi, un fronte caldo ha risalito il Tirreno e vedete si sta portando verso nord, verso le Alpi e le sconfinerà anche. E questo però, fronte caldo, ha fatto aumentare un po' le temperature, quindi il limite pioggia-neve si è alzato, però in montagna, in alta montagna, continuerà a nevicare. E a questo proposito, fate attenzione, c'è un rischio elevato di slavine e valanghe. Prima cartina, la domani, intorno alle prime ore della mattinata, vedete ancora che quest'aria calda ha generato questa bassa pressione proprio qua, tra la Corsica e la Provenza, e ci sono queste nuvole che continuano a girare intorno. Poi ci sarà una specie di intervallo, vedremo qualche schiaritina domani pomeriggio, però vedete altri corpi nuvolosi stanno sopraggiungendo. Vediamo adesso la cartina successiva, quella del sabato, un fronte occluso che punta verso ovest. Quest'altro fronte occluso che arriva dall'Atlantico, che punta verso est, qui ci sarà un rendezvous, un appuntamento in cui si fonderanno questi due fronti occlusi e il tempo quindi per sabato non aspettiamoci che migliori. La cartina successiva è quella per la domenica. Qualcosa si muove, però temporaneamente, vedete il grosso del sistema perturbato va verso l'Adriatico e qui c'è un intervallo un pochino più ampio, quindi c'è da pensare che tra domenica e lunedì avremo una schiarita un pochino più ampia. Però qua in Atlantico, vedete, ci sono altre perturbazioni che avranno questo movimento, però non prima di martedì. Vediamo l'unica cartina di previsione che è per domani, venerdì 31 gennaio 2014, questo gennaio, si chiude con una quantità record di piogge. Questa volta lo diciamo noi che facciamo meteorologia, non lo dicono solo i giornalisti che amano questa parola, record. Questa volta lo è sul serio. Vediamo che domani, allora, direi che da Savona verso tutto il Levante il cielo sarà ancora chiuso, piogge, temporali, qualche rovescio, neve sui monti, mentre qualche schiaritina, perlomeno nel pomeriggio, la vedremo anche qua sul ponente. Però, vedete, ho lasciato anche la goccia, un piovascolo potrà sempre fare, e anche il fulmine, perché non è escluso che si possa intendere ogni tanto un colpo di tuono. Però sulle nostre montagne, Alpi Liguri Marittime, continuerà a nevicare intorno ai 1000-1200 metri di quota. Le temperature, abbiamo visto, con un fronte caldo sono in aumento, vento ancora tra est e nord-est, 10-20 nodi, localmente 25, mare sempre mosso o stirato sotto costa, molto mosso, a tratti agitato sulle zone del largo. Vediamo un po' sabato, ancora qualche pioggia, qualche temporale, nevicata in montagna, ancora un po' di vento e mare mosso. Domenica, lunedì, questa schiarita sarà un pochino più ampia e ci darà tempo per ristorarci un po', vedendo un po' di sole, però non dico a quadretti, però alternata a qualche passaggio nuvoloso. Però purtroppo per martedì, non l'ho fatto vedere prima, è annunciato un nuovo peggioramento. È tutto, grazie e arrivederci domani.